dalla poesia passiamo alla pittura. E presento la pittrice e poetessa Milena Petrarca, che è la vincitrice della seconda edizione del Premio Internazionale di Grafica 8 Milioni, edizione 2017, ideato da Bruno Mancini e organizzato dall'Associazione Culturale da Ischia d'Arte Villa. La sua immagine, la sua è l'immagine della copertina del volume Tenne note matite. E, è un'artista a 360 gradi, figlia d'arte, nata a Pozzuoli, ma attiva tra Latina e New York, dove ha esposto in diverse rassegne e organizzato a New York il cinquecentenario di Cristoforo Colombo, che le è valso prestigioso riconoscimento artistico a Howard Gallery. Silvana Lazzarini ha scritto di lei: Milena Petrarca non è solo una pittrice di fama internazionale, ma è anche una scultrice e poetessa di grande sensibilità, stilista e ritrattista, che dona emozioni oltre al tempo legate all'uomo e alla sua vita, tra gioie e malinconie, passioni e speranze. Le sue opere, presenti in molti musei italiani e americani, in prestigiose collezioni americane, francesi, inglesi e cinesi, incantano per quel loro essere sospese tra realtà e sogno, mistero e poesia. E diamo la parola. Io per ringraziare i miei ospiti che sono venuti qua, sono di Milano, c'è una, la Jessica Boni, che è la ragazza di questo ritratto, che poi era stato qui. Poi c'è un grande scenografo della RAI, che ho cresciuto da bambina, di questo Latina, Raponi si chiama, Valerio Raponi, sei tu? Poi c'è Enzo Pellegrini, che è un grande proprio del cinema, critico d'arte, fotografo, che ha esposto anche qui al Budek come fotografo, vero Enzo? Enzo? Tutto bene Enzo, ti ringrazio di questa cosa bellissima che mi hai regalato. Tutti i miei ospiti qui li ringrazio tantissimo. Possiamo proiettare anche le immagini dei miei quadri, un piccolo flash di una prima mostra che ho fatto a New York, appunto. È un video della mostra di Sabaudia, fatto in onore di Sabaudia, inaugurato da Rodolfo Carelli, un grande della poesia, Rodolfo Carelli, che ha inventato il premio Circe Sabaudia. Allora, possiamo iniziare? Ok, vi ringrazio tutti quanti, sono molto emozionata, come ho detto prima, perché questo è un museo che è a San Salvo, dove anche i miei parenti... Ebbene amici, parlando di arte, ebbene diamo qualche dato della pittrice. Milena Petrarca è nata a Pozzuoli nel 1950. Ha compiuto gli studi artistici a Napoli, dove ha conseguito il titolo di maestra d'arte. Titolare di figura disegnata dal 1971, attualmente insegna figura disegnata presso il Liceo Artistico Statale di Latina. Svolge la propria passione di pittrice e scultrice presso lo studio di Via Isonzo numero 108. Veniamo anche ad alcune delle esposizioni della pittrice. Nel 1989, presso la Galleria d'Arte Moderna a San Luca, ha tenuto una personale con opere nuove estremamente ricche di grazia poetica e di magia, sia nel segno che nel colore. Nel giorno 24 marzo 90, su invita della Zonta International Club Latina, ha tenuto una mostra personale a scopo benefico presso l'Hotel Tirreno di Latina. Nel giorno 30 maggio, sempre del 1990, è stata invitata dal Kiwans International Europe, distretto Italia, club di Napoli, dall'Associazione Internazionale Magna Grecia, al galà di consegna del Premio Nazionale Solidarietà come rappresentante pittrice paesaggista napoletana. Numerose sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. A tal proposito ricordiamo che alcune opere della pittrice di Milena Petrarca sono state acquistate da eminenti personaggi del mondo della politica statunitense, ad esempio dal governatore dello stato di New York Mario Cuomo,
che secondo molti, come ben sapete, potrebbe essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. E a tal proposito la pittrice è stata anche invitata per recarsi nei prossimi mesi ancora a esporre le proprie opere proprio a New York, e l'invito gli è giunto dalla Accademia degli Stati Uniti. La dote che più colpisce in chi ha il piacere di imbattersi nella pittura di Milena Petrarca è quel suo investire gli oggetti rappresentati di un fascio di luce solare che si rifrange nei colori più vivi, assecondando ed esaltando le loro virtù espressive. Una solarità, quella di Milena Petrarca, che rivela candore e capacità di stupire, immediatezza di rapporto, gioia di comunicare, qualità umane che rifuggono da ogni interno utilitaristico e che rimandano alla bellezza solare ed avvincente della sua terra natia, non a caso cantata dagli antichi come Campania Felix. Ricordiamo che Milena Petrarca è un'artista che ama le calde tonalità cromatiche su un disegno a tutto tondo, ricco di riferimenti allusivi che evocano dolci stati d'animo e riposti finimenti interiori. Eppure è capace di sublimarsi dinanzi al bianco di un foglio o di una tela. Allora, benvenuta qui a New York, Welcome to New York. We are going to celebrate your beautiful painting. Yeah! Bravo! Yeah! Congratulations! Siamo felicissimi di averti qui fra noi a New York. È un onore, è un privilegio per tutti noi. E adesso ammiriamo questi magnifici quadri, tutti unici, tutti speciali. Una domanda a lei, perché è importante sapere, no? Ma io volevo sapere come maestra, come how she knew this talent, come eri piccolina. Hai cominciato da piccola, Sapevi dipingere su. 13 anni. Fantastico. Un'opera che si chiama Il Fanciullo. Il Fanciullo, Partecipavo con persone adulte. Hanno scelto in mio uno schizzo. Uno schizzo di altri genere. Portavano ioli, tutte le... invece ho vinto con uno schizzo dal vero. No. Il mio primo premio, sì. Ma prima di quello. Ho fatto delle sculture piccole di ritratti. In qualcosa? In legno? In Creta, lavorare in Creta, In Creta poi. Ok. Auguri per il lavoro. Sì, sicuro, vieni. Ah, che bravo. Questo è il principio. Ah, ecco, principio. Questa è la prima mostra. Qui sì. Sarà la seconda, la terza, la quarta, capito? È vero, Se lo merita, è molto brava. Oh, bravissima l'artista. Brava, molto brava, gambissima. E se tu non puoi venire qui, noi andiamo a Napoli. Questa è la stella della notte. Dimmi, Tony, come l'hai conosciuta, come l'hai scoperta questa grande pittrice, come hai fatto a scoprirla? How did you discover this great artist? I discovered her because I saw the magnificence of her work. Ok, un lavoro magnifico, l'hai visto subito. I'll never forget when I saw the energy and the quality. Energia, qualità, subito, And the vision that she put. La visione, c'è la visione. Una delle persone ha scritto che il lavoro è penetrante, penetrating. Penetrating. That's the idea, penetrating. Brava Milena, brava! Thank you.
quadri. Noto che c'è un grido di, non tristezza, ma di corposità nei colori. C'è una motivazione oppure, perché di solito ci sono dei quadri che tendono molto sul cubo in altri artisti, invece tu hai dei colori molto sfavillanti, molto che... È la mia terra solare. Ah, ok, perfetto. Via, io sono nata nella sua terra. Ecco, infatti volevo capire questa motivazione. E questa tua carnosità e questa tua bellezza. Parlavo con mio zio Tommaso, che è stato un grande ingegnere meccanico dell'asfalto e anche acquarellista inglese. Portavo con lui a studiare queste rute di antichi della città umana, del Inverno, dell'Aurino. Dunque, questa tua vitalità è proprio dovuta a questa formazione dall'infanzia. Scusami se mi sono permessa, ma vedendo questi quadri... Nella mia casa, nel salotto di mia madre, c'erano tutti artisti napoletani, Mio Loren, Nino Taranto, poi della Mila Milano, Luciano Saglioni. Mm-hmm. E mia madre era una drammaturgo importante a Pozzuoli. Figura che con una commedia, una canzone, ha vinto la Villa di Paese di mia madre, negli anni 50. Discendente inglese da e allora sicuramente conoscevano anche, cioè conoscevano Caruso, secondo me, sì, qualcosa. Caruso è stato fidanzato di mia zia. Ecco, abbiamo trovato la canzone che ha dedicato il grande, come si chiama? Caruso, proprio il grande cantante che è morto. Lucio Dalla? Era dedicata alla mia zia. Ma dai. Bellissima, che poi dopo non è più. Abbiamo scoperto un qualcosa di. Io gli accarezzavo, gli presinavo di Alice al terreno, e lei mi raccontava di questo amore. Tutti i racconti che frequentava la nostra casa, perché erano poveri. Se vedete la storia, l'ho guardata l'altro giorno, per quello l'ho riguardata dopo. Lavorava nella mia famiglia, infatti la mia famiglia prendeva molti poveri, quindi siamo stati dei benefattori. E quindi abbiamo spalato su mia Lore, l'abbiamo vestita, l'abbiamo popolata, l'abbiamo montata, mamma l'ha aiutata all'arte del cinema, l'hai usata a tutte le movenze che dovevo fare, alla posturale, come dovevo uscire, perché su mia Lore ha girato i film e li ha girati proprio i primi fumetti, li girava sul lago d'Averno. Quindi io andavo a vedere. Abbiamo scavato nella tua vita privata. Ecco, che era il lago dei miei sogni, dove io vivevo con Zio Tommaso, che è il grande scienziato che ha i brevetti dell'assalto, sono saltato da mio zio. Ecco, abbiamo scoperto delle cose. grazie di cuore. Thank you.
ci ha riunito veramente tutto in un quadro. Sì. Sto scrivendo un libro. Bene. Dov'è il presidente? Terremo conto, presidente. E tutto lo staff importantissimo, è un evento internazionale tenuto in questo posto magnifico, il Woodeck, proiettati quadri, decantate poesie bellissime di Mancini, anche parlato con delle personalità internazionali egiziane. La nostra cantante lirica, internazionale Paola Occhi, che ci ha dato questo onore della sua presenza squisita, incantevole, e Bruno Mancini, tutto lo staff, la Canola, la Dolce Canola, ex vincitrice del premio internazionale 8 milioni dell'altro anno, nel 2016. Amore, con dei paesaggi meravigliosi, al posto 3 mesi lì a Ischia, che è incantevole, a Castello di Ischia, nel museo del mare di Bruno Mancini. La base Bruno Mancini. Bruno Mancini, sei tu, devi fare la banditrice. Sì, sì, sì.